L'offerta del tradizionale cero, cosiddetto votivo, da parte dell'amministrazione comunale cittadina un tempo di Nicastro, ora di Lamezia Terme, a Sant'Antonio di Padova, risale esattamente all'anno 1704. Il rito si compie ogni anno il 12 giugno, ovvero il giorno prima della festa vera e propria che segna il transito al cielo del grande taumaturgo protettore della città. Sino agli anni 30, l'omaggio da parte della civica amministrazione era composto da tre ceri lavorati e decorati, oggi ridotto ad uno solo. Da documenti di archivio risulta che oltre ai ceri al santo venissero offerte diverse lampade d'argento votive. La cerimonia della consegna prende il via solitamente dal vecchio palazzo municipale di Nicastro, posto all'inizio del corso Numistrano attorno alle ore 10 del mattino. Ivi si riuniscono il sindaco, quest'anno sostituito dal commissario straordinario Alecci, con tanto di fascia tricolore, i consiglieri comunali, gli assessori, alcuni dipendenti, delegati al trasporto, nonché una rappresentanza della polizia municipale e di altri corpi delle forze dell'ordine. Il cero, disposto su un piccolo trono, viene trasportato da più persone, ovvero da dipendenti comunali che si alternano durante il percorso. Il corteo quasi sempre attraversa il corso Numistrano, discende via Carducci, attraversa piazza Mercato Vecchio, oltrepassa via Ponte Sant'Antonio e si inerpica lungo via Sottotenente Notaro per poi giungere davanti al sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli. Una volta ivi giunti, il cero votivo viene deposto in terra in attesa che si presentino i padri cappuccini per ricevere le autorità cittadine. Quest'anno è toccato al provinciale dei frati, padre Amendola, il quale ha anche officiato il sacro rito liturgico. Trasportato all'interno della chiesa, il cero viene deposto al lato della statua del Patavino, quindi il sindaco, in questo caso il commissario Alecci, passa a leggere il seguente atto di offerta, rimasto nel corso del tempo quasi sempre lo stesso. Gloriosissimo Santo dei Miracoli, Antonio da Padova. Io, Francesco Alecci, presidente della Commissione straordinaria e quindi sindaco di questa città, prostrato dinanzi alla vostra immagine, a nome mio e di tutto il popolo, vengo ad offrire questo cielo in segno di ossequioso tributo e grata venerazione. Con esso intendo offrire anche il mio cuore, quello di tutti e singoli miei cittadini come figli affettuosi e servi fedelissimi. In voi, o caro santo, riponiamo la nostra piena fiducia per ottenere da Dio l'aiuto costante nelle tempeste della vita. E perché siete voi il nostro invito protettore, degnatevi accettare la cura e il governo di questa popolazione, da voi sempre amata e prediletta. Così sia. Una volta letto l'atto di offerta, il padre guardiano risponde con la seguente formula. Confidiamo nella valida protezione del nostro glorioso taumaturgo Antonio da Padova, per mezzo del quale la bontà divina ha concesso e continua a concedere i favori più segnalati alla nostra nobilissima città. Noi accettiamo cordialmente la vostra devota offerta, quale sincero omaggio verso il nostro celeste patrono. Poiché non invano vi siete da secoli affidati a Lui come figli amorosi e servi fedeli, noi vi ringraziamo per il dono che annualmente ci presentate in Suo nome ed in ricambio invochiamo da Lui l'assistenza più costante sopra di noi, Signor Sindaco, e sopra l'intera popolazione. Scenda perciò in questo giorno solenne del nostro taumaturgo diletto la benedizione di Dio, e rimanga copiosa su tutti, adesso e sempre. Amen. Un tempo, una volta concluso il rito, le autorità, dopo aver sostato un po' in chiesa, si ritiravano.
da qualche anno invece è consuetudine prendere parte alla Santa Messa, che di fatto chiude la tredicina del mattino.